Buonasera a tutti, sono Silvia Paoli, conservatore del Civico Archivio Fotografico di Milano e vi parlo dal mio ufficio e vi racconterò, spero in maniera abbastanza lineare e breve, una storia complessa perché il Civico Archivio Fotografico di Milano si è formato per stratificazioni a partire diciamo dagli inizi del secolo scorso e si è formato poi istituzionalmente nel 1933, è stato riconosciuto come istituto dall'amministrazione. Oggi conserva un patrimonio di 900.000 circa fotografie originali, appunto, come dicevo, formatesi per stratificazioni successive. Come nasce questo luogo così complesso e così variegato e sicuramente si può dire non dedicato esclusivamente alla storia di Milano, anche se siamo appunto l'istituto che conserva in particolare i fondi dedicati alla città, qui al castello. Questo istituto si forma grazie all'iniziativa di Luca Beltrami, sul quale non credo ci sia da dire perché naturalmente è conosciuto. Il quale, grazie alla sua attività di studioso, di storico dell'arte, di architetto, che ha ricostruito e restaurato il castello Sforzesco a partire dal 1893, comincia anche a collezionare fotografie, oltre ad essere lui fotografo. Quello che vedete dal PowerPoint che vi mostro, non mostrerò ovviamente tutti i documenti di cui siamo custodi e che sono testimonianza della storia di questo luogo, è la prima pagina del primo libro inventariale da noi ritrovato con il negativo numero 1 delle campagne fotografiche fatte eseguire proprio dal senatore, si dice Luca Beltrami. Il registro è del 1910. È il registro delle foto che Luca Beltrami commissiona ad Antonio Paoletti in relazione ai suoi studi di storia dell'arte, quindi fa fotografare monumenti della storia dell'arte, soprattutto lombarda, e in particolare il Castello Sforzesco a partire appunto dalla fine degli anni 90 per i suoi restauri. Questo registro è diciamo, il testimone primo della prima serie di fotografie di negativi che vanno a formare poi le collezioni del nostro archivio. Beltrami aveva anche una fototeca di carattere personale che contiene delle fotografie raccolte a partire datate a partire dagli anni 50 dell'Ottocento, quindi una fototeca molto importante anche per la storia della fotografia dell'Ottocento che noi conserviamo e sulla quale poi daremo alcuni cenni. Luca Beltrami è stato oggetto comunque di una grande mostra che abbiamo fatto nel 2014, che fa parte della serie di mostre che negli anni abbiamo dedicato a tutti i fondi più importanti di questo istituto, istituto che, come dicevo, si è formato per stratificazioni e che ha richiesto sin dagli inizi. E vi dico brevemente che gli inizi di tutto questo grande lavoro sono stati nel 2001, quando, nel marzo 2001, quando ho preso servizio presso il Comune di Milano, quindi a marzo prossimo saranno 20 anni, 20 anni di lavoro, ha richiesto appunto di mettere a punto dei metodi di studio relativi a tutto quello che si trova in questo archivio, che individuassero molto efficacemente gli obiettivi, le risorse per raggiungere questi obiettivi e quindi i progetti. Questo archivio non era nel 2001 non era catalogato se non per il 30% e soltanto per via cartacea. Quindi questo ha voluto dire progettare sostanzialmente studi degli affondi specifici su tutti quelli che sono stati e sono i fondi costitutivi della storia di questo luogo e mano a mano procedere alla conservazione, alla catalogazione, agli studi, quindi, e poi alla valorizzazione che ha avuto i propri esiti in una serie di mostre con relative pubblicazioni e cataloghi. Per entrare velocemente poi nel vivo di quello che vi voglio raccontare,
Procedo e accenno a un personaggio centrale per la storia della fotografia italiana, quindi non soltanto milanese, che è Lamberto Vitali, che vedete in questa immagine, il cui fondo, la collezione, diciamo, storica è arrivata nel 1995 qui al castello e che è stato studiato poi con una catalogazione. Relativa a questo fondo nel 2004 e con l'uscita di un libro che ha un po' messo a fuoco una figura complessa, non soltanto di collezionista, ma anche di studioso, primo storico della fotografia italiana, critico storico dell'arte, naturalmente, promotore di mostre e anche fotografo lui stesso. Diversi anni dopo la valorizzazione del fondo di Lamberto Vitali, collezionista, quindi di una collezione di circa 3.000 fotografie storiche da noi catalogate, è arrivato anche in donazione il fondo di cui parlo subito, poi ritorneremo sul fondo invece storico di Lamberto Vitali, fotografo. All'interno di questo fondo, che consta di circa 10.000 fotografie originali ed è stato donato dal figlio e dagli eredi che qui ringrazio pochi anni fa, abbiamo delle cose molto significative che riguardano sia gli studi di Lamberto Vitali, ma anche tutta la sua attività di promozione, ad esempio, di grandi mostre di fotografia che si esplica soprattutto negli anni 50 del Novecento. Queste tre immagini che voi vedete sono tre immagini da lui scattate al PAC a Milano nel 1959, quando si tiene l'edizione milanese della famosa mostra The Family of Man curata da Edward Steichen a New York nel 1955. Nel 1959 questa mostra, grande mostra, viene a Milano. Negli stessi anni Vitali a Milano promuove mostre importanti, tra il 1956 e il 1958 la mostra dedicata a Werner Bischoff, e nel 58, se non erro, quella dedicata a Cartier-Bresson, alla permanente. E da dire naturalmente che oltre a queste grandi mostre fa una operazione estremamente importante, quella di promuovere una grandissima mostra di fotografia alla undicesima Triennale del 57. Qui vedete la copertina, un secolo di fotografia dalla collezione Gerschein. Mostra che mette, insomma, fa conoscere al pubblico italiano per la prima volta la collezione Gerschen, che era di 400 fotografie originali, che era stata esposta a Lucerna già nel 52 in una grandissima mostra. Ma non è tanto questa l'importanza non è soltanto questa l'importanza di questa mostra, quanto il fatto che la mostra è accompagnata da un progetto di Lamberto Vitali per creare il Museo Nazionale della Fotografia a Milano e precisamente in Triennale, cosa di cui appunto si parla proprio in questi giorni. Il progetto a quell'epoca, siamo nel 57, verrà rifiutato dalla Triennale. Vitali lo proporrà anche al Comune di Milano, che lo rifiuta, lo propone anche al Museo della Scienza e Tecnica, che lo rifiuta. Quindi a quell'epoca il Museo Nazionale di Fotografia non si può realizzare a Milano. Qui vedete una delle sale della mostra della undicesima triennale. Vitali, con questa collezione di fotografie che ci è stata donata dagli eredi e da lui scattate, diciamo che questa collezione ci rende testimonianza anche di tutto l'insieme di relazioni che Vitali teneva con personaggi della cultura, con storici dell'arte, con artisti, con critici e naturalmente con studiosi anche di fotografia. Tra l'altro, in questa parete dell'esposizione della Triennale c'è se si potesse ingrandire, si vedrebbe che c'è un cartone con le fotografie del Conte Primoli, a cui nel 68 Vitali dedica una delle prime monografie dedicate a un fotografo italiano.
Questo è Antonio Boggeri che aveva realizzato ed era stato il grafico della mostra tenutasi alla Triennale, con cui Vitali ha delle relazioni di amicizia, così come con molti altri testimoniati da questa collezione. E ancora un altro ritratto estremamente significativo, quello di Ugo Mulas, che Vitali poi inviterà per un'altra esposizione che promuove alla Triennale del 60, dedicata questa volta alla fotografia contemporanea, ai fotografi contemporanei, tra cui Ugo Mulas e diversi altri fotografi contemporanei con cui Vitali aveva comunque relazioni di amicizia, di studio e così via. Qui siamo tra l'altro nel salotto di Lamberto Vitali, dove sono conservati i dipinti di Morandi, altro grande capitolo della biografia vitaliana, il rapporto con Giorgio Morandi. Questa è una fotografia scattata proprio da Vitali, ce ne sono moltissime. Sappiamo che Vitali è stato grande amico e tra coloro che hanno valorizzato estremamente l'opera di Giorgio Morandi. Le fotografie sono scattate nel 55 nello studio di Morandi a Bologna, e sono una importante testimonianza, ovviamente, non solo di questo rapporto, ma di che cosa, qual era lo stato, insomma, anche dello studio, delle attività di Morandi in quel periodo. Si riconoscono moltissimi dei quadri, molti dei quadri, alle pareti, che poi, sono quelli più conosciuti, di Morandi. La collezione di Lamberto Vitali, invece quella storica, che è arrivata nel 95 e che consta di 3.500 circa fotografie originali a partire dal 1850, soprattutto ottocentesche, testimonia degli interessi di uno studioso che tra i primi in Italia studia, mette a fuoco, individua quelle che sono le figure più significative della storia della fotografia italiana dell'Ottocento. Una di queste figure è Luigi Sacchi, e qui vedete un calotipo, quindi un negativo su carta eseguito secondo la tecnica di Talbot da Luigi Sacchi, anteriore addirittura al 1850, perché non è un calotipo cerato, secondo il procedimento di Gustave Legrès inventato nel 51, e quindi nella sua collezione ci sono anche pezzi di grande rarità che testimoniano il suo interesse proprio per la storia della fotografia italiana, ed è uno dei primi che mette a fuoco le figure più importanti. Luigi Sacchi, lo ricordo, è stato studiato in particolare da Maria Miraglia, poi approfondito ovviamente in studi successivi da altri studiosi, e è ovviamente oggi una delle figure più significative a livello italiano della storia della fotografia ottocentesca. Altra figura importante valorizzata nella collezione di Lamberto Vitali è quella di Pompeo Pozzi. Questa è una delle fotografie sempre della collezione Vitali, tra le tante dedicate al Duomo. È una stampa tratta da una lastra al collodio, e si vede anche il contorno della lastra, quindi è una stampa a contatto, quindi è un formato piuttosto grande, e anche in questo caso è testimoniata appunto il lavoro e l'attività di un altro grande fotografo milanese, che poi è stato studiato successivamente negli anni, Pompeo Pozzi. Gli interessi poi di Vitali sono molto ampi da un punto di vista fotografico. Per quanto riguarda gli studi su di lui, abbiamo capito che ha cominciato a comprare fotografie, che abbiamo a partire dalla fine degli anni 20 sui mercati francesi e inglesi. Quindi sono fotografie che recano anche al verso della documentazione di quando sono state acquistate e dove, da Lamberto Vitali, che aveva questa attenzione precoce appunto per la fotografia dell'Ottocento.
qui una veduta dell'arena allagata per le naumachie, come si usava a Milano ed è del 1863, probabilmente da attribuire a Pompeo Pozzi. L'interesse per i restauri dell'Ottocento e per i grandi monumenti, questa è la cattedrale di Notre Dame, durante i restauri di Viollet-le-Duc nel 1857, firmata dai fratelli Bisson. Andando veloci, sempre nella collezione Vitali, un album e l'interesse appunto anche per un altro argomento fondamentale. Per Lamberto Vitali, che è stato l'interesse per la storia del Risorgimento italiano, ricordo che nel 79 dedica una monografia al Risorgimento appunto nella fotografia. All'interno della sua collezione abbiamo questo album dedicato alla Sicilia e in particolare alla Rivoluzione di Palermo del 1860 e vedete, si tratta di stereoscopie ancora ottimamente conservate e questo album che l'autore appunto è Eugène Sévestre, è un album completo, una rarità che conserva il nostro archivio. Sempre di Eugène Sévestre e sempre legato ai fatti del Risorgimento italiano, l'album dedicato alla presa di Gaeta nel 1860, qui ne vedete una pagina, si tratta sempre di stereoscopie ci sarebbe molto da dire ovviamente sulla fotografia di fatti di guerra in questi anni, perché forse come si riesce a vedere si tratta, si, si paiono appunto, pare che ci siano dei morti distesi, eccetera. In realtà si tratta di pose, di persone in posa, perché i tempi di esposizione a quest'epoca non consentivano appunto la ripresa istantanea, però appunto. Intanto sono a testimonianza di un fatto storico ed è anche questo un album estremamente raro. Un'altra rarità che fa parte sempre della collezione Vitali, qui vi mostro soltanto un'immagine di una serie importante, la serie dedicata alla guerra di Crimea del 1855, firmata da James Robertson. Si tratta di carte salate. Ancora in ottimo stato, che appunto testimoniano, tra l'altro anche qui ci sarebbe da fare il confronto con quelle di Fenton, estremamente diverse le riprese della Crimea, ma non abbiamo tempo appunto di fare quella che potrebbe essere quasi una lezione di storia della fotografia, ma è solo per dire quali sono le rarità di questo fondo importante. In relazione alla storia, di cui conserviamo moltissimi fondi anche sulla storia risorgimentale, vi mostro questa che ovviamente anche a video non è perfettamente leggibile, ma è un documento di notevolissima importanza perché fa parte della serie che il Stefano Lecchi dedica nel 1849. E qui si dovrebbe vedere in un angolino a sinistra la data, dedica ai fatti della Repubblica Romana. Questa è la Porta San Pancrazio, la fotografia che è una carta salata, fa parte di una serie di 20 carte salate che portano tutte in calce sul supporto secondario delle didascalie che furono redatte da Agostino Bertani, medico di Garibaldi, il quale appunto al quale appartenevano queste fotografie. Che sono state da me recuperate ormai molti, molti anni fa, e le ho studiate anche confrontandomi e collaborando con Marina Miraglia, che aveva studiato un'analoga serie di Stefano Lecchi sulla Repubblica Romana del 49, conservata a Roma, ma che sono appunto una serie importantissima perché ci dicono sostanzialmente che. Fotografie di, insomma, dedicate a eventi bellici esistono sin da questi anni e fortunatamente si sono anche conservate. Un altro dei fondi importanti e costitutivi dell'identità del nostro istituto è quello di Luca Beltrami, la fototeca personale che consta di circa 4.000 fotografie. Originali, prevalentemente dedicate alla storia dell'arte lombarda, alla storia dell'arte milanese e ovviamente alla storia del Castello Sforzesco, che
viene da lui ricostruito dal 1892 circa fino a tutto il 1912. Qui vedete Luca Beltrami all'interno della Sala del Tesoro al Castello Sforzesco, che a quel tempo, siamo prima del 1921, era sede delle opere della Galleria d'Arte Moderna, che poi aprirà nel 1921. Questa è ancora la Sala del Tesoro, che a partire dal 1936 viene dedicata a Luca Beltrami dopo la sua morte e diventa la prima sala di consultazione della fototeca di Beltrami al castello, ma anche sede della biblioteca. Per inciso, è qui che durante la guerra e durante anche i bombardamenti, finché il castello non dovrà chiudere perché sarà bombardato, studiano molti, tra cui ad esempio Rossana Rossanda, che cita proprio questa sala nelle sue memorie, di ragazza. Tra le fotografie, ovviamente, della collezione di Luca Beltrami, molte sono dedicate agli edifici su cui lui ha studiato e che sono stato oggetto poi anche di suoi interventi. Questo è il lazaretto, in una fotografia di Cilio Calzolari prima della demolizione che avviene nel 1882, e è uno degli edifici su cui Beltrami studia, ma combatterà per non farlo abbattere, ma questa battaglia appunto non avrà successo. Il lazaretto verrà abbattuto. Questo vedete uno dei frammenti sulla sinistra di questa costruzione, verrà abbattuto per dare avvio a quella che è la prima speculazione edilizia della città di Milano, e verranno costruiti, si vede appunto al fondo, si vede già uno dei primi edifici costruiti di fine 800. Questa fotografia, completamente diversa da questa che è scattata appunto dai Cilio Calzolari, è scattata dal fratello di Luca Beltrami, che qui voglio citare, Giuseppe, che è stato un grande fotografo di fine 800, fotografo che sperimenta la fotografia istantanea, quindi la fotografia che può finalmente ridurre i tempi di esposizione per poter, diciamo, ritrarre anche la vita nel suo movimento in una frazione di secondo, e che sarà tra l'altro tra i pionieri anche delle prime riprese cinematografiche insieme a Comerio e Italo Pacchioni. Le sue fotografie sono sempre molto interessanti perché appunto hanno una caratteristica anche come punto di vista, come linguaggio, come modalità tipica appunto della fotografia istantanea di fine 800, sebbene siano ancora stampate o all'albumina o come aristotipi, come succedeva all'epoca in cui le tecniche spesso, soprattutto a fine 800, si incrociavano. Cerco di andare velocemente. Questo è il fronte di Palazzo Marino verso Piazza della Scala, prima dell'intervento di Luca Beltrami, altro palazzo che viene appunto affrontato da Beltrami e dal suo intervento. E questa è la fotografia che ci fa vedere invece Palazzo Marino durante i lavori di restauro condotti da Beltrami. Palazzo Marino cambierà il suo orientamento, la facciata principale diventerà appunto quella verso Piazza della Scala, mentre in precedenza era sempre stata quella verso Piazza San Fedele. E poi naturalmente il castello di Milano, il castello Sforzesco, che è documentato all'interno della fototeca di Beltrami, ovviamente con una grandissima quantità di fotografie. Queste sono fotografie di Giulio Rossi. Qui è il castello in una stampa all'albumina, mostrato appunto quando è caserma diroccata e la cittadinanza, come si sa, voleva che fosse raso al suolo e distrutto. Beltrami condurrà una battaglia per invece
recuperarlo e trasformarlo da caserma a luogo delle memorie cittadine, diventando appunto sede dei, facendolo diventare sede dei musei civici. Quindi, da simbolo negativo per la città, fa una grande operazione simbolica trasformandolo in custode delle memorie cittadine, quindi con una valenza assolutamente positiva. Ancora una foto di Giulio Rossi che mostra l'interno del castello prima dei restauri. Questo è il cortile delle armi, dove si vede che ci sono appunto le sedi dei soldati. Altrettanto in questa ulteriore immagine, dove troviamo invece, siamo invece nella corte ducale, questa sono gli alloggi dei militari. Qui ci sarà una loggia invece che sarà completamente aperta da Luca Beltrami nei suoi lavori di ripristino del castello. Non potevo non citare almeno la sala delle asse in questa fotografia, che comunque è tra il 1907 e il 1915, con quella che è la volta ancora dipinta da Ernesto Rusca nel 1902, con l'allestimento voluto da Luca Beltrami. Sala delle Asse, che oggi è stata completamente restaurata per far emergere le tracce e i segni invece del lavoro di Leonardo. Tra le varie testimonianze importanti, abbiamo molto, per quanto riguarda la fotografia, non tanto e non soltanto di architettura, ma la fotografia di cantiere, che è qualcosa di diverso perché mostra appunto le architetture in costruzione, mostra qualcosa che quando l'architettura è costruita poi non si potrà più vedere. Tra queste io voglio solo ricordare il grande servizio fotografico dedicato alla Galleria Vittorio Emanuele e ad opera di due fotografi che si associano per questa importante operazione, che sono Hippolyte Desroches e Francesco Eiland, tra il 1865 e il 1867, dedicano una sessantina di riprese, poi tradotte in stampa ad albumina, al cantiere della Galleria Vittorio Emanuele. Non possiamo soffermarci, però sono riprese di grande interesse e anche di grande modernità. Se potete, insomma, se notate anche il tipo di inquadratura e di ripresa, basti dire che Hippolyte Desroches aveva studio a Parigi e conosceva benissimo l'architettura del ferro e del vetro parigina, quindi è molto probabile che per questo motivo sia stato poi chiamato a documentare un'impresa come quella della Galleria Vittorio Emanuele. Una delle fotografie di cantiere più interessanti, che mostra anche i segni del degrado, perché è un'albumina che mostra delle ossidazioni, però che è straordinariamente interessante perché appunto tutto il cantiere è fermo, bloccato come su un set, fermo, mentre il fotografo appunto sta scattando. Sta riprendendo appunto questa immagine. Moltissima è la documentazione relativa agli avvenimenti storici del Novecento e che sono testimoniati da molti fondi recuperati anche alla catalogazione degli studi, soprattutto negli ultimi anni. Qui cito soltanto, faccio vedere soltanto una pagina di uno dei quattro album dedicati all'occupazione di Milano del 1922, quindi dell'avvento del fascismo, con, lo vedete, forse si riconosce in una fotografia sulla destra, D'Annunzio che fa il saluto romano da Albergo Cavour in Piazza Cavour. Le testimonianze che come queste sono state recuperate alla catalogazione sono oggi, come moltissimi altri fondi, visibili, non l'ho detto prima, ma sul nostro sito che è fotografieincomune.it, la banca dati che finalmente nel 2017 abbiamo aperto per permettere la consultazione online di per adesso circa 55.000 fotografie catalogate e
scansite in digitale. Attraverso questo sito è inoltre possibile chiedere sempre online la riproduzione delle immagini. E questo, devo dire, apro e chiudo parentesi, ci ha molto aiutato anche in un periodo come questo in cui per ovvi motivi abbiamo dovuto chiudere la consultazione diretta degli originali al pubblico. Altri album importanti, questo è tratto da un album sulla Cirenaica e la Libia ed è un album che viene direttamente dall'aeronautica, è stato realizzato da militari dell'aeronautica, un album interessantissimo. Oppure ancora Antonio Paoletti, che ricordo, avevo citato all'inizio, che aveva lavorato con Luca Beltrami, che ritroviamo a fotografare le architetture degli anni 30 in città, tra cui la stazione centrale che viene costruita nel 1931 con delle riprese di grandissimo interesse e di grandissimo valore. Paoletti muore nel 1943 e la maggior parte del suo archivio è pervenuta al nostro istituto. Un altro fondo valorizzato negli anni è stato una scoperta, perché non era, come molto del resto molto altro, non era catalogato, il fondo dedicato ai bombardamenti. Sono circa 1 migliaio di immagini e sono fotografie di grandi qualità. Questo è il cenacolo che sopravvive dopo il bombardamento di Santa Maria delle Grazie in una fotografia di Claudio Emmer. Questa è il Teatro alla Scala, sempre in una fotografia di Claudio Emmer, bombardato. Questa è la Galleria Vittorio Emanuele, in uno scatto invece di un altro studio importante, Dotti e Bernini, dopo i bombardamenti. È un fondo che ha la documentazione di tutti gli edifici colpiti dai bombardamenti, compreso il Castello Sforzesco, che qui naturalmente non posso mostrare, ma che è stato utilissimo in molti casi in cui si è trattato di recuperare o di studiare cose che si credevano perdute appunto durante i bombardamenti. Le trasformazioni urbanistiche sono testimoniate da moltissimi album e fondi. Cito soltanto velocemente quello che riguarda la trasformazione della città con la chiusura dei navigli, che è avvenuta a partire dal 1930, quindi abbiamo una documentazione di com'era la città prima ed è una documentazione molto, molto richiesta. Questa, ad esempio, è una foto della fine invece dell'Ottocento che riprende via Francesco Sforza con una tipica sciostra che era un deposito di legname che veniva organizzato sulle rive del Naviglio per agevolare il trasporto del legname. Un album straordinario è stato recuperato di Gerardo Colombi, che nel 29, appunto l'anno prima dei lavori per la chiusura dei Navigli, esegue, scatta queste immagini e fa delle stampe molto di grande qualità su alcuni luoghi appunto tipici della città. Questo è San Marco, questa è la via che oggi si chiama Via Fatebene Fratelli, è il canale, il naviglio che scorreva Via Fatebene Fratelli, e questo è il barcone che porta i rotoli di carta al Corriere della Sera. Questo è ancora il naviglio a San Marco e ovviamente abbiamo moltissima documentazione anche di tipo più da reportage. Questa è una gara di nuoto del 1913, di nuoto popolare, di feste, di avvenimenti, come avveniva, insomma, come avveniva tra fine 800 e inizio 900, e che documenta, insomma, anche tutta una città e una situazione ovviamente molto, molto cambiata. Per quanto riguarda, siccome vorrei dare poi la parola, sono già 35 minuti che sto parlando, a delle collaboratrici che hanno lavorato soprattutto sulla catalogazione di alcuni fondi importanti a cui abbiamo dedicato degli studi in tempi recenti, vorrei semplicemente citare e poi brevemente accennare
ad alcuni fondi invece contemporanei. E per i fondi contemporanei devo citare, ma naturalmente li trovate anche appunto come dicevo sul nostro sito Fotografie in Comune, il fondo Mario Cresci dedicato a un progetto importante sulla Pietà Rondanini, su cui abbiamo anche fatto una mostra, il fondo Francesco Radino dedicato ai musei di Milano, il fondo Ugo Zovetti che è un dono della famiglia. Il fondo Ex Fabrica che raccoglie le fotografie dedicate alle fabbriche della Cintura Nord di Milano, riprese all'inizio degli anni 2000 da Giampietro Agostini, Francesco Giusti e Tancredi Mangano, a cui abbiamo dedicato una mostra nel 2006. Il fondo Roberto Crippa, l'artista Roberto Crippa che è stato acquisito mi pare un anno e mezzo fa, se non ricordo male, e naturalmente importanti fondi. Anzi, archivi che abbiamo in deposito. Nel 2008 è arrivato l'archivio di Paolo Monti, di cui vi mostro alcune immagini, un archivio che ha circa 220.000 fotografie originali e che trovate interamente catalogato per serie e servizio, sempre sul sito Fotografie in Comune, ed è un deposito dalla Fondazione BEIC che ne rimane proprietaria. E poi, non posso mostrarlo, ma lo cito naturalmente, il fondo Carlo Acerati, che consta di circa 106.000 fotografie in deposito, anche qui dagli eredi, e al quale abbiamo dedicato una mostra e un convegno dedicati soprattutto al libro Morire di classe, che è stato un libro centrale sia nella produzione di Carlo Acerati che per tutto il fenomeno legato invece alla legge Basaglia che portò alla chiusura dei manicomi. Brevemente sul fondo Monti, e poi vorrei dire qualcosa sull'ultima donazione arrivata, che è quella di Cesare Colombo, di cui abbiamo ancora in corso la mostra che chiuderà il 25 ottobre, che siamo riusciti a prolungare nonostante questo periodo. Allora, Fondo Monti, velocemente, ovviamente non è possibile rendere ragione qui di tutti gli interessi e di tutta la vastità dei lavori di Paolo Monti, che comunque sono stati studiati grazie a un lavoro di archivio molto, insomma, che è durato parecchio e che ha fatto emergere molte cose anche che non si sapevano. La mostra è stata curata nel 2016 da me e da Pierangelo Cavanna. Qui vedete una serie di immagini, questa è ancora un'immagine dei Navigli degli anni 60, però io vi mostro solo alcune cose particolari, ad esempio quelle dedicate agli allestimenti museali, ad esempio questo è il Museo del Tesoro di San Lorenzo della Cattedrale di Genova con l'allestimento di Franco Albini, perché Monti dedica molto della sua attività negli anni 50 ai nuovi allestimenti museali del dopoguerra curati da Carlo Scarpa, Franco Albini e dal gruppo VVPR. Questo infatti è il Castello Sforzesco con il gruppo VVPR e una delle sale con l'allestimento VVPR, Castelvecchio, il Museo del Castelvecchio con gli allestimenti di Scarpa, che è stato indagato moltissimo da Monti, qui posso mostrare molto poco. L'interesse ovviamente sarebbe stato da mostrare tutto quello che ha fatto a Venezia, quello che ha fatto per molte monografie, lavori che ha fatto in tante direzioni. Mostro soltanto un paio di cose su quello che era tutta la zona intorno a Gioia e che negli anni 50, fine anni 50, viene a mutare perché si costruisce il centro direzionale. Questa è una fotografia che poi mostra la Torre Galfa già costruita, o questa che è tratta poi da un servizio fotografico pubblicato su una rivista dedicato alla costruzione del grattacielo Pirelli. Monti però è venuto, diciamo, il suo lavoro è venuto alla luce grazie agli studi, molto di più quella che è stata una direzione sperimentale del suo lavoro,
non scindibile dall'attività professionale, perché comunque l'atteggiamento di ricerca e di studio lo caratterizza anche nell'attività professionale, però diciamo che c'è poi tutta una produzione che denota maggiormente questa attitudine a una sperimentazione diversa. Vi mostro solo alcune cose che andarono in mostra nel 2016. Questa ha il titolo Carta nera immersa nell'acqua del 59, Gigli Mossi del 54, quindi un lavoro anche sul mosso, i chimigrammi che sono degli anni 60-70 e con le sperimentazioni, tra l'altro lui partecipò alla prima mostra che aprì la Galleria Il Diafama nel 67. Prima galleria italiana dedicata a Milano alla fotografia fondata dalla Franco Colombo, i chimigrammi o ancora le sperimentazioni sul colore, questo Colori, semplicemente questo è il titolo, del 58, che appunto denota ancora una volta questa linea sperimentale estremamente interessante. Vorrei adesso chiudere questo, spero di riuscire e di aprire un altro. Aiuto, eccolo qua. No, non riesco, non so se Saura mi può aiutare perché. Dimmi, share screen e devi. Vabbè, non riesco a condividerlo, ma semplicemente allora accenno perché poi il tempo sta passando, accenno semplicemente e poi do la parola agli altri catalogatori al fatto che abbiamo ricevuto appunto recentemente questa donazione importante di 100 stampe di Cesare Colombo e quindi abbiamo inaugurato il 20 febbraio di quest'anno la mostra dedicata a lui. Con catalogo e ancora aperta fino al 25 di questo mese. E, grazie, insomma, a questa donazione si è potuto anche studiare più approfonditamente la figura di Cesare Colombo e dare valore a un fotografo del Novecento che, diciamo, in maniera approfondita, ecco, non era stato studiato. Abbiamo potuto ricostruire il percorso biografico. Studiare l'archivio grazie alla disponibilità degli eredi e ho curato la mostra con le figlie Sabine e Silvia, che qui ringrazio, e studiare l'archivio ha consentito veramente di mettere a fuoco la varietà degli interessi di Cesare, che poi è stato anche critico, storico, studioso di fotografia fondamentalmente, non soltanto fotografo, ma con questa mostra abbiamo messo in rilievo anche e soprattutto direi la sua formazione, la sua professione di fotografo. La mostra, dico soltanto questo e poi passo la parola, è stata allestita grazie anche al progetto, grazie al progetto di Italo Luppi, suo grande amico, che ha creato un allestimento particolare. Spero appunto che abbiate occasione, abbiate avuto l'occasione di vederla nonostante il periodo. Ecco, io a questo punto volevo dare la parola a quattro collaboratrici che hanno lavorato in questi ultimi anni proprio per dare il senso della forse anche della continuità o comunque di un lavoro che prosegue soprattutto con persone che collaborano con l'istituto sia attraverso incarichi, sia come volontari del servizio civile, sia attraverso stage, e questo consente di portare avanti degli studi e di portare avanti catalogazioni, valorizzazioni di nostri fondi. La prima a cui do la parola è Ilaria Calamera, che è stata del Fondo Ragozzini e che si è laureata con me. Posso dirlo, Sì. su Vincenzo Ragazzini, facendo una tesi, quindi lavorando proprio sull'archivio sostanzialmente. Prego, Ilaria. Ciao Silvia, allora inizio con dare dei cenni biografici.
Ragozzini è stato un fotografo di milanese, attivo a Milano non solo, per tutto il corso del Novecento, tutto il secolo. Si è formato nello studio di Luca Comerio, fotoasta e cineasta e fotografo, ed è riuscita ad aprire il suo primo studio fotografico solo all'età di 22 anni, nel 1913, al centro della città, in Galleria di Cristoforis. Qui inizia a documentare momenti di cronaca, eventi pubblici, ritrae personaggi di spicco. Lavoro anche su commissione, ad esempio lavora per il Touring Club Italiano, quindi viaggi in Italia e all'estero, documenta le escursioni, ritrae i soci, ritrae anche momenti di convivialità. Ragozzini si arruola come soldato nella Prima Guerra Mondiale, documenterà i fronti del Friuli del Veneto. In pochissimo tempo, in pochissimi anni di attività, lui diventa un fotografo molto nominato, riceve diversi elogi dalle cariche pubbliche, viene nominato ca cavaliere commendatore della Casa Reale. Infatti, come vediamo in questa foto, se riusciamo, non si riesce. Ok, qui lo vediamo infatti al matrimonio della principessa Mafalda. Dal castello di Racconigi, questa è una foto che gli hanno scattato e si vede con le sue macchine fotografiche, con i suoi banchi ottici. Ragozzini frequenta anche il mondo dell'arte, conosce critici come Ugo Ietti e artisti come Ambrogio Alciati, lo scultore Giannino Castiglioni. Frequenta anche le attività, le mostre importanti di quel periodo, come le mostre internazionali degli arti decorativi di Monza nel 1925-27, ma in particolare già da subito in questi anni Ragozzini si distingue per la sua fotografia industriale, è molto ricercato dalle aziende italiane, lavora per l'azienda elettrica municipale, per la Pirelli, per la Montecatini, per citarne solamente alcuni. È nel 1934 che chiude il suo primo studio, si associa con gli amici Mario Crimella, Mauro Camuzzi e Riccardo Rizzi. Nello stabilimento fototecnico Crimella, lui gestirà un reparto di fotografia industriale e realizzerà dei servizi per i quali sarà un fotografo molto richiesto e abbastanza noto. Sarà invece nel 1950 che deciderà di rimettersi in proprio, di portarsi con sé diversi amici, operatori e ritoccatori, ricordiamo Dino Zani ad esempio, e continuare a lavorare per numerose aziende che già conosceva, ma anche di nuove. Con sé lavora suo figlio Fulvio, grazie a lui l'attività di fotografo continua, lo studio rimane attivo fino al 2005, quando verrà chiuso e si può dire finita un'attività, una ditta artigianale attiva lungo tutto il secolo. Per andare invece a descrivere un po' il fondo che si conserva all'archivio fotografico, riguarda più che altro la commissione che lui ha avuto dal Comune di Milano. Per il Comune di Milano ha documentato la città, ha documentato l'urbanistica, i cantieri, ha ritratto personaggi illustri, ha documentato eventi pubblici. Grazie a questo fondo possiamo descrivere l'attività di Vincenzo Ragozzini come non può essere descritto in altri fondi. Il Comune di Milano ha, aspettate, se riesco, no, ok, vabbè. Sappiamo che il Comune di Milano ha chiamato Ragozzini come suo fotografo principale, uno dei fotografi ufficiali. E sappiamo che nel 1934 la maggior parte dei servizi commissionati dal Comune vengono appunto comprati dal Comune, sia le negative sia i positivi.
Questo lo sappiamo grazie a uno scambio di ricerche, a una comunicazione tra archivi, per questo ringrazio Marco Bascapel, l'archivio col Girardelli, perché siamo venuti a conoscenza del fatto che il Comune ha comprato tutte le serie di Arauzzini, commissionate dal Comune, e che per una volta, perché non era solito, fare, un fotografo cedeva i suoi negativi. Questo grazie a un documento, a una lettera che si trova appunto all'archivio col Girardelli. Ora possiamo scorrere le immagini. Non so se mi vedete. Sì, lo vediamo. Ok, io mi sono occupata in archivio della catalogazione dei negativi su lastre di vetro e sali d'argento, in particolare sul formato 13x18. La catalogazione è iniziata dai registri di carico che si conservano in archivio, ma anche dall'interazione storica che si è susseguita negli decenni nell'istituto. Partendo da questi documenti, si è andato a individuare la vera consistenza dei fototipi presenti in archivio. E si sono iniziati a fare i confronti, anche delle ricerche in tutto l'archivio, in confronti con altri positivi. Ad esempio, è stato possibile identificare una serie completa sia in negativi che in positivi, come appunto questo che vediamo, questo ritratto maschile. Fa parte di una serie di ritratti che raffigurano i valletti municipali in costume in occasione di un evento pubblico. E qui se li abbiamo sia in negativo che in positivo. Ora farò vedere una carrellata di foto per descrivere un po' il fondo a cui. Ok, scusate un attimo. Ok, con queste foto possiamo vedere Aragozzini cimentarsi nel paesaggio. Vi sono numerose vedute paesaggistiche di Milano innevato come questa, in Castello Sforzesco, come questa invece Piazza Duomo. Aragozzini documenta appunto, come abbiamo detto, l'aspetto urbanistico di Milano, piazze, vie, edifici, come questo, ad esempio, il giardini pubblici con fondo la Villa Reale. Documenta molto cantieri in corso, ma anche rifacimenti di alto livello, come appunto le vecchie e le nuove cinte daziarie. Fa veramente una documentazione a tappeto. Questa invece è la documentazione di lavori in corso, appunto queste sulle vie stradali davanti alla stazione vecchia di Milano. Documenta anche le scuole, le istituzioni scolastiche come questa di via Settembrini. Questa è la scuola rinnovata dei bambini durante una lezione. E documenta non solo dei momenti di vita quotidiana della vita scolastica, ma anche tutte le sale, come questa con quegli uffici, sia le sale interne che gli esterni. Questo è il dormitorio. Una particolare serie di documentazione è quella relativa alla scuola all'aperto del Parco Trotter, inaugurata intorno al 1928. Qui vediamo un momento di bagno dei bambini. La piscina è stata inaugurata all'ultimo, è completa il complesso del Parco Trotter. Questa è una lezione all'aperto con la fattoria. Questa invece è una visita, non è ben distinguibile, però c'è Mussolini, un'altra serie di personaggi sicuramente di spicco, che cioè, stanno facendo una passeggiata sulla fontana, sulla piscina del Parco Trotter, probabilmente in visita, perché Aragozzini ha documentato molto gli eventi storici e le visite dei personaggi come Mussolini o la famiglia reale. Qui vediamo dall'alto, qui siamo all'interno del Castello Sforzesco, in fondo si vede infatti la statua di San Giovanni e a parlare a pubblico c'è Mussolini.
Qui invece siamo a Palazzo Reale, nel cortile, nel portico di Palazzo Reale, e si vede, è ripreso da vicino, il passaggio del principe Umberto. Questa qui invece è l'inaugurazione del Monumento ai Caduti, dove prende parola, appunto, sicuramente immaginiamo una folla, dal balcone prende la parola il Duca d'Aosta. È bella questa immagine perché dall'altro lato si vedono altri fotografi con altri banchi ottici. Altro momento pubblico è quello della visita del principe Umberto alla fabbrica, all'industria Isotta Fraschini, industria a cui ha lavorato anche il suo maestro Luca Comerio, e qui vediamo appunto una parte della documentazione, sicuramente sarà stata più numerosa. Noi abbiamo trovato il negativo, come vedete non lo vediamo in positivo, ma in negativo, ma grazie alla ricerca in archivio è stato identificato, è stato ritrovato il positivo all'interno di un album che raccoglieva una serie di immagini relative agli anni 20. Grazie a questo positivo possiamo datare precisamente lo scatto della foto. Il 1924. Questo è Mussolini a cavallo. Questo invece è il vice podestà Morgagni in visita alla scuola dell'avviamento al lavoro. Qui facciamo vedere una piccola serie di immagini di riproduzioni di opere d'arte perché Rogozzini si è cimentato anche in questo. Qui vediamo come usava la schermatura, lo scontornamento delle immagini. Questa è pure una riproduzione di opere d'arte, il gigante del Duomo. E questo invece è l'affresco in Sala d'Alessi di Palazzo Marino. Questo appunto per descrivere descrivere il fondo che si conserva in archivio, che è difficile ritrovare. Descritto, Rogozzini descritto in altri archivi, e negli altri archivi soprattutto si trovano fondi, cioè foto industriali. È la particolarità di questo archivio che si è potuto ricostruire sia in positivo che in negativo. Grazie Ilaria, Grazie. grazie mille. Direi di passare a Daniela Pacchiana che per, ciao Daniela, Buonasera. per l'archivio ha avuto l'incarico di catalogare prima il fondo di Leopoldo Metlikowitz, a cui sono stata dedicata una mostra, a Chiasso ed ora a Trieste e poi anche il fondo Boschi di Stefano che è ancora in corso di catalogazione. Prego Daniela. Sì. Allora. Ecco. Vi presento brevemente i fondi di Leopoldo Metlikowitz e Boschi di Stefano. Leopoldo Metlikowitz fu cartellonista, pittore ed illustratore. Nato a Trieste nel 1868, si trasferì a Milano, dove dal 1891 circa iniziò il suo sodalizio con le Officine Grafiche Ricordi. Il fondo è di tipo professionale e privato, fu costituito dall'artista presumibilmente a partire dagli inizi della sua carriera di cartellonista ed è composto da 801 fotografie, prevalentemente in bianco e nero, e da alcune riviste e documenti di varia natura. Tale materiale costituisce una fonte molto utile per comprendere meglio il modo di procedere di Metlikowitz e per la datazione della sua produzione artistica. Al pari di altri artisti che sfruttavano il mezzo fotografico quale spunto ideativo per la loro creazione, Metlikowitz utilizzava la fotografia come strumento di lavoro propedeutico alla realizzazione delle proprie opere cartellonistiche e pittoriche, mediante la ripresa dei soggetti in posa dal vero oppure con l'ausilio di fotografie di altri autori. A titolo esemplificativo vi mostro questa fotografia che bene riassume il modo di operare dell'artista, la cui ombra si può vedere in primo piano sul pavimento.
L'immagine ritrae una modella in una camera da letto che venne utilizzata come studio preparatorio per una cartolina postale a tema Badiante che vedete a destra. Questa cartolina è contenuta in una serie di 12 cartoline postali edite dalle Officine Ricordi nel 1918. Lo stesso soggetto fu poi riproposto anni dopo nel 1933 nel manifesto pubblicitario Lido Villa Margherita Como. Questo metodo di lavoro, avvalorato dalla presenza di schizzi, ritocchi a penna o reticoli disegnati a matita, come si può vedere in questa immagine, gli permetteva di studiare le proporzioni, le posture e le espressioni dei soggetti e in alcuni casi le ambientazioni in vista della realizzazione dell'opera finale. Le fotografie sono spesso scattate in ambito familiare e in ambienti domestici, tra i quali si riconosce la villa di Ponte Lambro in provincia di Como. Ambito professionale e privato si fondono, tanto che l'autore si avvaleva della moglie Elvira Lazzaroni, qui raffigurata, attrice conosciuta in ambito teatrale, che ben si prestava a posare come modella nel ruolo di musa ispiratrice dal portamento deciso. In alcuni casi anche i figli Roberto e Leopolda, che vediamo nell'immagine di sinistra, posavano come modelli e questa immagine venne utilizzata da Metlikovic per realizzare una cartolina postale a tema infantile. Lo stesso Metlikovic, che vediamo nell'immagine di destra, fa a volte da modello e in questo specifico caso questa postura venne utilizzata nel manifesto pubblicitario di una marca di sigarette. Altre immagini invece sono riprese negli studi degli stabilimenti Ricordi, che vedete qui in queste due stampe, e le fotografie presenti nel fondo illustrano il campo di indagine e di applicazione dell'artista che spazia dalla pubblicità commerciale al mondo del teatro e del cinema. Del 1910 e 11 è l'immagine che vedete in questo momento, che ritrae questo giovane nelle vesti di Dante Alighieri, che fu utilizzata per il manifesto del film La Divina Commedia Inferno della Milano Films del 1911. Alcune fotografie, come ha accennato Silvia Paoli, sono attualmente esposte nella mostra Marcello Dudovic, Fotografia fra arte e passione, a cura di Roberto Curci e Nicoletto Sana Cavadini, in corso fino al 10 gennaio 2021 al Castello di Miramare a Trieste. Passiamo ora al Fondo Boschi di Stefano. Il Fondo Boschi di Stefano è un fondo di tipo familiare, è costituito dai collezionisti milanesi Marieda Di Stefano e Antonio Boschi, con fotografie di famiglia. Il fondo, che ancora è in corso di catalogazione, si compone di 12 album contenenti 2119 fotografie in bianco e nero. All'interno degli album ritroviamo fotografie dell'infanzia di Antonio Boschi e Marieda Di Stefano con le rispettive famiglie e fotografie che ritraggono i coniugi nei loro momenti di svago. In questa immagine si vede la coppia sulla spiaggia a Cattolica nel settembre del 1927, anno del loro matrimonio, con Marieda seduta sul pattino che porta il suo nome. Li vediamo anche sulle piste da sci, oppure sui campi da tennis, oppure durante le escursioni alpinistiche. In questa fotografia sono in vetta al Pizzo Treseo in Valfurva e l'immagine è stata scattata il 14 agosto del 1928.
Molte immagini documentano anche i numerosi viaggi che la coppia faceva. Qui li vediamo ritratti per strada a Bruxelles nel 1930. Alcuni album sono poi interamente dedicati ai viaggi in crociera che la coppia era solita fare. Ad esempio, vi mostro queste immagini che riguardano la crociera tra i fiordi nel Mar del Nord e anche nel Mar Glaciare Artico che fecero nel 1935. In questa immagine vediamo Marieta Di Stefano sul piroscafo Lafayette. Durante questa crociera toccarono la Scozia, la Danimarca, la Norvegia e l'Islanda fino a spingersi fino alle isole Svalbard. Gli album furono donati dall'ingegner Boschi nel 1988 al Comune di Milano e l'ingegner Boschi donò anche, come saprete, tutta la collezione delle opere d'arte e la loro casa, che è diventata la Casa Museo Boschi di Stefano. Ho concluso. Non sento. Silvia, il microfono. Sì. Grazie Daniela per questa breve ma interessante illustrazione, insomma, dei lavori anche in corso per i Boschi di Stefano. Adesso passerei la parola al penultimo intervento, Monica Mariosi. Eccoci, buonasera. Eccola. Allora, cominciamo. Monica Mariosi sta svolgendo il servizio civile presso l'istituto, ha collaborato anche, diciamo, negli ultimi tempi alla mostra in corso dedicata a Cesare Colombo e adesso si è occupata appunto del piccolo fondo dedicato a Cartier-Bresson. Prego Monica. Okay, comincio col condividere lo schermo. Ecco qua. Vediamo qua se si vede. Perfetto. Dunque, sì. Come detto, io vi presento il fondo di Cartier-Bresson, un fondo che nasce nel febbraio di quest'anno, quando al Civico Archivio Fotografico sono giunte 4 fotografie del fotografo, del celebre fotografo francese. E si tratta di 4 fotografie piuttosto conosciute, devo dire. E 2 risalenti agli esordi dell'attività del fotografo per cui siamo nei primi anni 30 e 2 invece risalenti agli anni 60. E sono fotografie che ben rappresentano il lavoro e la poetica di Cartier-Bresson, perché sono immagini nelle quali spicca la forte vena narrativa e l'abilità di cogliere l'immagine alla suvette, no? di cogliere l'attimo, potremmo dire. E proprio la capacità di catturare il momento decisivo insieme con il tipo di taglio adottato nella ripresa fotografica che in qualche modo è eredità e retaggio degli studi giovanili in pittura di Cartier-Bresson. Ecco, questi tra le altre caratteristiche hanno fatto sì che Cartier-Bresson diventasse uno dei fotografi più influenti del Novecento e fonte di ispirazione per tutta una generazione di fotografi professioniste non che a lui è succeduta. Le fotografie che compongono il fondo sono state consegnate al Civico Archivio Fotografico dal Civico Gabinetto dei Disegni. Civico Gabinetto dei Disegni che ha anch'esso sede presso il Castello Sforzesco e al quale le fotografie sono pervenute nel 1983, come testimoniato anche dai registri di carico. Infatti le stampe sono state realizzate in occasione di una mostra dedicata a Cartier-Bresson che si è tenuta al PAC, il Padiglione di Arte Contemporanea di Milano, proprio nell'autunno dell'83. Mostra curata da Giuliana Chimè, che prevedeva circa 300 scatti, oltre a numerosi disegni, tempere e dipinte d'olio realizzate dallo stesso Cartier-Bresson. Si può vedere che sulle fotografie è presente una data, 8-9-83, per cui 8 settembre 1983, è presente la firma dell'autore ed è presente una dedica
Tourlepac. Infatti, a seguito della mostra, Henri Cartier-Bresson decise di donare queste fotografie al PAC, e questo in qualche modo ha suggellato un legame tra il fotografo francese della città di Milano, che era già esistente e il cui inizio potremmo ricondurre in qualche modo alla prima mostra personale che si è tenuta a Milano, dedicata a Cartier-Bresson, fortemente voluta dal nostro, per così dire, Lamberto Vitali, ricordato poc'anzi dalla dottoressa Paoli, e mostra curata da Vitali stesso, insieme con Remo Taccani, tenutosi al Palazzo della Permanente nel 1956. Ecco, quello è stato forse il momento in cui Milano ha in qualche modo segnato lo scarto con il mondo dei circoli fotografici e con il dibattito italiano, inserendosi di fatto all'interno del circuito delle grandi mostre di fotografia europee e internazionali. Ma tornando a noi, tempi moderni e il lavoro del Civico Archivio Fotografico, interessante è stato in questa occasione, a mio avviso, anche il lavoro di cooperazione tra enti che è stato messo in atto, perché quando a febbraio queste fotografie sono arrivate in archivio, abbiamo subito contattato la Fondazione Henri Cartier-Bresson, che ha sede a Parigi, e in particolare la figura della responsabile delle collezioni, Audrey Rimbaud, e devo dire che dalla Fondazione hanno risposto con entusiasmo, e questo è stato un esempio importante in termini di costruzione di una rete di archivi fotografici anche in ambito europeo. Chiaramente Henri Cartier-Bresson è uno dei fotografi che più ha contribuito a scrivere la storia della fotografia e a creare anche una cultura visuale unica nel suo genere. Questo è testimoniato anche dalle diverse mostre a lui dedicate, quando era in vita e anche dopo la morte, nel mondo, in Italia e anche a Milano. E dunque credo che sia importante anche conservare e custodire un fondo piccolo come questo, che speriamo possa ampliarsi in futuro, e fotografie come queste, perché sono custodi di diversi racconti, il racconto di una poetica d'autore, il racconto di un momento preciso e precipuo della storia della fotografia, il racconto anche di un impegno di ricerca formale in ambito fotografico e in ambito internazionale da parte della città di Milano portato avanti negli anni. Ultima nota e poi concludo, anche in questo caso le fotografie sono state catalogate e schedate in SIRBEC, per cui le schede di catalogo sono consultabili e disponibili sul sito Fotografie in Comune. Ecco, io avrei finito, quindi lascio la parola a chi verrà dopo. Grazie Monica. Grazie a voi. Anche per il tuo contributo, che si aggiunge a quello delle altre. Adesso allora chiuderei con Sofia Brugo, che anche lei ha fatto un anno di servizio civile presso il Civico Archivio Fotografico e è stata di aiuto determinante nella mostra dedicata a Cesare Colombo, perché ha lavorato tantissimo con me nell'archivio sulle fonti ed è anche autrice in catalogo della redazione e della sistemazione degli apparati. Ecco, a Sofia chiedo appunto di parlare di uno degli ultimi fondi di cui si è occupata mentre era qua con noi. Prego Sofia. Sì, buonasera a tutti. Allora, condivido con voi lo schermo in modo da vedere le immagini. Non so se lo vedete. Sì. Si vede. Ok. Allora, sì, allora ringrazio la dottoressa Paoli per l'introduzione. Durante la mia collaborazione con il Civico Archivio Fotografico ho avuto la possibilità di vedere, studiare, catalogare alcuni fondi, tra cui il fondo Berengo Gardin, di cui vi parlerò appunto oggi. Gianni Berengo Gardin è uno straordinario fotografo dalla lunga carriera, tra l'altro proprio la settimana scorsa ha compiuto 90 anni, per cui farò solo un breve accenno per quanto riguarda la sua biografia. Allora, Gianni Berengo Gardin inizia la sua attività da fotografo nel 1954 e si dedica in particolar modo alla documentazione di architettura, alla descrizione ambientale, alla fotografia di reportage e all'indagine sociale.
Ricordo ad esempio uno dei suoi più grandi lavori, che è già stato citato prima dalla dottoressa Paoli, che è il reportage sui manicomi italiani, realizzato appunto con Carla Cerati e pubblicato nel 1969 nel volume Morire di classe, con i testi di Franco Basaglia. Ha lavorato inoltre per diverse riviste come Domus, Epoca, Time, L'Espresso, ha documentato diverse industrie come Olivetti e Fiat, realizzato e partecipato a numerosissime mostre personali in Italia e all'estero e ha pubblicato più di 200 volumi fotografici. Il nucleo di fotografie che costituisce il fondo è stato donato al Civico Archivio Fotografico di Milano nel giugno del 2014 dal fotografo stesso ed è costituito da 2874 diapositive a colori, formato 6x6, realizzate principalmente per le campagne di documentazione fotografica commissionatagli dal Touring Club italiano tra gli anni 60 e 70, in particolare per la collana Attraverso l'Italia. Si tratta, come potete vedere dalle immagini che sto mostrando in quelle delle prossime slide, di vedute paesaggistiche, foto d'architettura, scatti dedicati alla campagna, all'agricoltura, alle città e ai loro monumenti. In queste foto prevale la necessità di documentare un paesaggio in cui la presenza umana è piuttosto rara. Questa è stata una scelta precisa dettata dalla ripresa colori che risponde alla richiesta di una documentazione dall'intento divulgativo. Molto più spazio avranno infatti le persone che animano il paesaggio e abitano le città nelle immagini in bianco e nero scattate dal fotografo per la stessa campagna. Le diapositive presenti nel fondo sono dedicate per la maggior parte al territorio italiano e al momento di tutto il fondo sono state catalogate circa 370 diapositive dei servizi Basilicata Calabria, Campania, Abruzzo e Molise, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. All'interno del fondo, oltre ai servizi in Italia, si trovano però anche servizi su Francia, Grecia e Spagna, realizzati per alcuni volumi della collana Attraverso l'Europa e per altri volumi tematici. Vi mostro ancora un'immagine, poi volevo soffermarmi un attimo sulle pubblicazioni per dare un'idea della scelta di impostazione grafica. Ecco, queste pubblicazioni sono concepite come un vero e proprio atlante del paesaggio con cui il Touring Club ha mappato e raccontato ogni regione, facendo leva proprio sulla forza comunicativa delle immagini e della fotografia, che prende decisamente il sopravvento nell'impaginazione rispetto alla parola scritta. Si può vedere bene anche in questi esempi tratte proprio dalle pagine del volume dedicato a Basilicata e Calabria con fotografia appunto di Gianni Berengo Gardin, in cui appare evidente come le immagini, spesso alternate tra bianco e nero e colori, ma sempre a tutta pagina, abbiano un ruolo chiave rispetto al testo scritto che occupa lo spazio di didascalia o di brevi paragrafi. Come già detto in precedenza, il fondo è costituito da oltre 2800 diapositive, quindi una mole davvero considerevole di fotografie. Purtroppo non potendo visionare i materiali dal vivo è un po' difficile farsi un'idea solo con alcune immagini della composizione di un fondo di questo tipo. Per questo ho voluto inserire questa serie di diapositive come esempio che mostra la spiaggia di Bagnara Calabra. Ciò che volevo sottolineare è che questi scatti sono parte di materiale di lavoro, quindi non bisogna pensare a questo fondo come costituito da fotografie selezionate. Quindi per ogni soggetto, come ad esempio in questo caso, sono presenti numerosi scatti con piccole variazioni di inquadratura oppure di esposizione. Quindi questo è un tipico esempio di campagna fotografica ed è molto interessante per comprendere quello che era ed è il lavoro del fotografo. Lavoro che è sempre raccontato con grande passione dallo stesso Gianni Berengo Gardin, che ho avuto l'opportunità di incontrare nell'aprile dello scorso anno, nel 2019, in occasione della sua visita in archivio. E posso dire che avere la possibilità di confrontarsi direttamente con l'autore delle fotografie, per chi lavora su questi materiali e chi li studia, è davvero, davvero un'occasione straordinaria e un'esperienza ricchissima. Concludo ricordando, come hanno già fatto anche le colleghe, ma mi sembra una cosa davvero importante, come tutte queste fotografie catalogate che vi abbiamo mostrato oggi sono pubblicate online sul sito appunto Fotografie in Comune, che è già stato citato, ed è possibile consultarle liberamente.
Grazie davvero anche a Sofia e veramente siete tutte state molto precise, determinate e molto chiare, quindi vi ringrazio davvero per il vostro contributo. Adesso non so, chiedo a Sauro, siamo andati un po' oltre l'ora, sono le 18:20, non so se c'è qualcuno che ci vuole fare domande abbiamo stordito, abbiamo atterrato tutti, non ci sono domande. Va bene. Bene, allora ringrazio tutti gli ascoltatori che naturalmente non riusciamo a vedere né a sentire, eccetera. Questo video comunque, come tutti, rimane disponibile sul canale YouTube di Rete Fotografia e quindi speriamo che possa contribuire un po' anche alla conoscenza, un po' di più, un po' alla conoscenza del nostro istituto. Grazie davvero a tutti, grazie.